leggo tutto, cerchiamo di capirlo assieme. Articolo 4, io mi rendo conto, chi ha scritto la Costituzione era, per essere saggi, gente anziana. Ci ha dato dentro i primi tre articoli. Avrà avuto un calo di zuccheri in un certo senso. Qualcuno avrà detto pausa! E secondo me qualcuno ha detto anche aperitivo! Perché nel 4, secondo me, c'è il magico odore del gin tonic. Se ve lo leggo, cerchiamo di capirlo assieme, eh? Come l'ho capito io. Allora, il 4 dice: ogni cittadino, seguitemi, ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, dovere, possibilità, scelta, che stanno assieme armoniosamente in una frase. Signore, questo è gin tonic, non può essere altro. C'è anche un po' di negroni, ma è soprattutto gin tonic. Io me l'immagino, stanno lì e uno l'ha detto: allora, secondo me, ogni cittadina ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, inteso come possibilità o come dovere? Ma come scelta. Uno ha la scelta, fa la scelta come dovere. Ma se è dovere, non è più la scelta. Ma chi ha la possibilità di scegliere come... Cioè, se tu metti il dovere, togli il gusto alla scelta. Ci ho messo la possibilità in mezzo. Cioè, è perfetta. C'è un altro gusto? No, un attimo. Di che cosa? Infatti, non ho finito. Se mi fai finire... Cioè, al dovere, secondo le proprie possibilità, la propria scelta, ma come dovere, come scelta, come possibilità di avere un'attività o una funzione. Che differenza c'è? Non lo so, ci ho dato una possibilità. Uno sceglie di fare un'attività o una funzione. Per chiudere, per chiudendo, dice di concorrere. Ciao. Di concorrere al progresso materiale o spirituale. È bellissimo. Questo è il più bello, ragazzi. C'è il dovere, c'è la possibilità, c'è la scelta, c'è l'attività, c'è anche la funzione. Lo spirituale, materiale, c'è il concorrere, ragazzi, il concorrere. Io l'ho capito così. Allora, ammettiamo, io una mattina mi sveglio perché ho la possibilità. Se non avessi la possibilità non avrei più scelte, ma non avrei neanche più doveri, chi cazzo se ne frega degli altri. Mi sveglio, diciamo che io concorro al progresso materiale, io lavoro in un ufficio, però come possibilità, prima di praticare la mia attività in ufficio, ho la funzione di fermarmi al bar per farmi un cappuccino. Mi fermo al bar e non so per quale sorta di funzioni o di concorrere, invece di ordinare un cappuccino, ordino alle 8:30 del mattino un gin tonic. Ormai ho fatto questa scelta, è un dovere mantenere. Però come possibilità ordino anche una brioche. E incomincio a intingerla nel gin tonic per non darne l'occhio. Dopo 2-3 ciucciate della brioche, incomincio a vedere il mondo secondo diverse funzioni e diverse possibilità. E decido di non andare in ufficio, ma di andare al parco. Vado al parco. Vado al parco. E incomincio a predicare l'amore tra gli uomini, gli animali, l'erba, il sole, l'erba, l'erba. E dopo il gin tonic ho detto, ormai è andata. Quello che mi fa peggio è la brioche, secondo me. Improvvisamente mi suona il cellulare, io tutto sopra e vibrava. Salta pure, che l'ho preso per il citofono. Vedi che la brioche fa male. Chi è il mio capo ufficio? Mi domanda. Signor Rossi, come mai oggi lei non è venuto a lavorare? E io posso rispondere: caro capo ufficio, in base all'articolo 4 della Costituzione, io oggi avrei deciso di concorrere al progresso spirituale. Sto bene, sto benissimo, sto da Dio. Appena peggioro torno in ufficio. Dov'è, ragazzi? Io ho capito così. Qualcuno la